Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Io sono Diana e oggi vi mostrerò 4 ricette con ingredienti semplicissimi che si preparano in praticamente 10 minuti. Queste ricette sono perfette per i vostri pranzi, alcune vanno bene anche per cena e sono sicura che piaceranno a tutta la famiglia. Prima di cominciare con le ricette, voglio avvisarvi che abbiamo preparato per voi un bellissimo giveaway. Scoprirete tutto alla fine di questo video, quindi mi raccomando, guardatelo fino alla fine e se non siete ancora iscritti al nostro canale fatelo subito in modo da non perdervi le prossime ricette. Direi che possiamo cominciare. La prima ricetta che vi propongo è una buonissima pasta con crema di zucchine. Potete tranquillamente utilizzare il tipo di pasta che avete in casa, di legumi oppure di grano saraceno oppure di riso, scegliete voi in base alle vostre preferenze. Andiamo subito a vedere come si prepara. Per prima cosa ho tagliato finemente mezza cipolla rossa, ma va bene anche un cipollotto fresco. Dopodiché l'ho fatta appassire in una padella con un velo sottile d'olio e un goccio d'acqua. Poi ho schiacciato anche uno spicchio d'aglio, l'ho tagliato finemente e l'ho unito insieme alla cipolla. Ho aggiunto ancora un goccio d'acqua e ho continuato a cuocere a fuoco basso, dopodiché ho preparato le zucchine. Quindi ho sciacquato 4 zucchine, ho rimosso le estremità e le ho tagliate a cubetti. Non è necessario essere precisi perché tanto andremo a frullare il tutto. Una volta tagliate, le ho aggiunte nella padella e ho aggiunto anche circa mezzo bicchiere d'acqua. Poi ho condito con del sale ed ho continuato la cottura. Nel frattempo ho riempito una casseruola con acqua. Ho aggiunto del sale e l'ho fatta scaldare. Poi ho aggiunto anche un goccio d'acqua nelle zucchine mentre cuocevano. Quando l'acqua ha cominciato a bollire, ho aggiunto 250 g di fusilli di grano saraceno. Nel frattempo, una volta pronte le zucchine, le ho versate in un contenitore alto e stretto. Ho aggiunto anche delle foglie di basilico fresco e le ho frullate. Infine ho aggiunto anche mezzo bicchiere di latte di mandorle, non zuccherato, per rendere le zucchine più cremose. Infine ho aggiunto anche un pizzico di sale e un cucchiaino d'olio. Potete scegliere l'olio che preferite. Una volta pronta la pasta, dopo circa 9-10 minuti, l'ho scolata bene e l'ho rimessa nella casseruola. Ho aggiunto anche la crema di zucchine e ho mescolato il tutto. Ecco pronta la nostra pasta. Un piatto semplicissimo e facile da fare. La crema di zucchine potete anche prepararla in anticipo e congelarla. E se volete provare anche altri condimenti, potete sostituire le zucchine con degli asparagi oppure con delle cime di rapa.
La seconda ricetta che andiamo a vedere è un buonissimo pilaf di quinoa agli asparagi. Forse avete già capito che noi amiamo tantissimo la quinoa in tutte le sue forme e quindi oggi ho voluto proporvi un'altra ricetta molto molto facile e gustosissima utilizzando un ortaggio di stagione che sono gli asparagi. Se non avete gli asparagi in casa potete tranquillamente utilizzare anche altri tipi di ortaggi, per esempio delle carote, cipolle, sedano, insomma potete sbizzarrirvi anche questa ricetta. Vediamo subito come si prepara. Per prima cosa ho sciacquato un mazzetto di asparagi che corrisponde a circa 250 grammi. Dopodiché ho spezzato gli asparagi in modo da rimuovere la parte più dura. Poi li ho tagliati a tocchetti e li ho messi in un piatto. Ho schiacciato anche uno spicchio d'aglio e l'ho tagliato finemente. Poi ho fatto appassire l'aglio in una padella con un filo d'olio e un goccio d'acqua. Dopodiché ho aggiunto anche gli asparagi, un bicchiere circa d'acqua e ho fatto insaporire il tutto. Nel frattempo ho sciacquato 100 g di quinoa e l'ho unita insieme agli asparagi. Ho condito con del sale, del curry in polvere e poi ho aggiunto 200 ml di acqua. Ho coperto il tutto e ho fatto cuocere a fuoco medio per una decina di minuti, fino a quando la quinoa ha assorbito quasi tutta l'acqua. Ecco pronto il nostro pilaf di quinoa, da servire subito con una spolverata di prezzemolo fresco. La prossima ricetta che vi propongo è in assoluto la mia preferita. Si tratta del pollo teriyaki. È una ricetta che io preparo molto spesso per i miei pranzi e questa volta ho deciso di condividerla con voi. È un piatto che nella sua semplicità riesce a regalare tante soddisfazioni. Ora vi propongo la mia versione, leggermente modificata, ma sono sicura che vi piacerà. Vediamo subito come si prepara. Per prima cosa ho sciacquato 170 g di riso basmati. Dopodiché l'ho messo in una casseruola ed ho aggiunto 340 ml di acqua. Ho coperto il tutto e ho fatto cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti. Separatamente, in una ciotola, ho aggiunto dell'olio vegetale, circa 3 cucchiai, 3-4 cucchiai di salsa di soia tamari, che è senza glutine e potete trovarla nei negozi biologici. Poi ho aggiunto anche dello zenzero in polvere, un cucchiaino circa, ho mescolato il tutto e ho messo da parte. Poi ho tagliato a pezzetti 300 g di petto di pollo, ma potete anche utilizzare del petto di tacchino. In un piatto ho aggiunto un cucchiaio di farina di riso, dopodiché ho infarinato il pollo tagliato precedentemente. Infine ho unito il pollo infarinato agli altri ingredienti miscelati precedentemente. A questo punto ho cotto il pollo in padella e ho aggiunto anche un bicchiere d'acqua in modo da ottenere una salsa cremosa.
Una volta pronto anche il riso, ho impiattato il tutto. Come avrete notato, non ho aggiunto del sale, perché la salsa di soia è già molto salata di suo, ma se volete potete aggiungerne in base ai vostri gusti. Infine ho decorato con del cipollotto fresco e dei semi di sesamo. Questo piatto solitamente si accompagna con il riso, come ho fatto io, ma si potrebbe anche accompagnare con della quinoa, se la preferite, oppure potete servire il pollo da solo, così com'è. È ugualmente delizioso. La quarta ricetta che vi propongo sono delle buonissime frittelle di zucchine. Si preparano con pochissimi ingredienti e la cosa bella è che potete arricchirle con erbe aromatiche oppure spezie in base ai vostri gusti. È una ricetta molto molto versatile e poi va benissimo sia a pranzo che per una colazione salata se le preferite. Vediamo subito come si realizzano. Come prima cosa ho lavato 3 zucchine e ho rimosso le estremità. Dopodiché le ho grattugiate sui fori più larghi di una grattugia. Una volta grattugiate, le ho messe in una ciotola. Poi ho tagliato finemente della salvia fresca, circa 3-4 foglie. Dopodiché le ho unite alle zucchine. Poi ho aggiunto anche 3 uova. g di farina di miglio, ma va benissimo qualsiasi altra farina che avete in casa. Ho aggiunto anche del sale e ho mescolato il tutto. Ho scaldato una padella con un filo d'olio ed ho cotto le frittelle aggiungendo un cucchiaio circa di pastella. Le ho cotte per pochi minuti da entrambi i lati. Con queste dosi ho ottenuto 8 frittelle. Eccole pronte da servire ancora calde, ma sono buonissime anche fredde. Io le ho servite su un letto di insalata e con della maionese fatta in casa. Bene, siamo arrivati alla fine. Io spero che queste ricette ti siano piaciute. Se sì, facci sapere qui sotto quale preparerai. Come accennato all'inizio del video, abbiamo preparato per te un giveaway, cioè un regalo. E si tratta del nostro calendario 2020, eccolo qua. E contiene all'interno 12 ricette, una per ogni mese. Come fare per ricevere una coppia gratuita? Ecco cosa devi fare. Scrivici qui sotto, nei commenti, come ci hai conosciuti e perché ti piacciono le nostre ricette. E noi sceglieremo 4 vincitori e li annunceremo nel video di mercoledì prossimo. Come sempre, se questo video ti è stato utile e ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche, in modo da non perderti i futuri video. Per oggi è tutto, io ti saluto e ci vediamo nel prossimo video.